Ciao a tutti raga, sono Daddiano99 e questo qua è il nono tutorial. Non avete idea di che cosa succederà in questo tutorial. Succederà l'inimmaginabile, ma di tutto di più. Qualsiasi cosa voi avreste potuto immaginare che io di divertente avrei potuto fare, in molte parti del video, il video è molto più che divertente. Dato il fatto che si è intrufolato una persona mentre io facevo il video. Non vi dico altro, guardate il video. Abbandoniamo il formato di Halloween, è una sorpresa per voi. Voi sapete sempre, l'avete già sentito questo motivetto. Usavo la musica di Wake Up You Earth di Yu-Gi-Oh! Non è piaciuta la nuova musica che ho messo, e sinceramente faceva cacare anche a me. Quindi ho rimesso quella di Wake Up You Heart. Ci ero troppo affezionato, mi dispiace. Comunque, ciao a tutti. Guardate il video del nono tutorial in cui faccio vedere una marea di cose. Ciao ciao! Ciao a tutti raga, sono Adriano99 e siamo qui in questo nono tutorial. Allora, questo nono tutorial, più che essere il nono, è la seconda parte dell'ottavo, perché ha più o meno le stesse argomenti e parla sempre di Pietrarossa e Company. Oggi vi parlerò come cazzo si chiama? Delle rotaie, del carrello da miniera, del calderone, cose del genere. Allora, cominciamo subito facendoci il calderone. Il calderone si fa così, come vedete il calderone, e una volta posizionato, ma che cazzo? Oddio. Oddio! Come cazzo è possibile? Ma mi volete dire com'è possibile, Dario, nel mio server? Oddio, Herobrine si è incarnato nel suo corpo. Comunque, questo è il calderone. Come vedrete, ci possiamo mettere un secchio d'acqua. Ma è pazzo? Comunque, allora, per farci poi le rotaie, abbiamo bisogno del ferro messo poi in questa posizione e avremo 16 rotaie che io non le prendo perché invece le rotaie alimentate, cioè quelle che vanno a Pietrarossa, si fanno così, non mi ricordo come, così come, così come, così come. Allora, non mi ricordo come si fanno le rotaie alimentate, ma mi ricordo che si fanno con l'oro, quindi li prendiamo la spada, Dario. Quindi sarei del parere di farci il bottone, che è forse quella rivelatrice. La pedana rivelatrice è la stessa cosa. No, credo che si faccia così. Ecco qua. Ecco qui. Colì, colì là, colì lù. No, babà. Errori epic file nei crafting. Baia di Dediano 99. Allora, come cazzo si fa? Madonna santa, ma non ci riesco proprio. Difficile, è difficile, non ci riesco. È difficilotto. Cambiamo le combinazioni. Cambiano così, così, non lo so.
Comunque, aspettate un attimo. Allora, ragazzi, sono finalmente, per la mano del Signore, naturalmente, non per la mia mano, sono riuscito a ricordarmi come cazzo si facevano le rotaie alimentate. Invece, riguardo al carrello da miniera che serve per passare sopra, cioè questo qua, le rotaie, si fa così. Il carrello da miniera si fa così e il calderone così. Lo so che è praticamente uguale, però non l'ho inventato io Minecraft, l'ha inventato Noct. Quindi adesso facciamoci un bel percorsetto, percorsettino, percorsettetto, quel nostro campanello super figo. Aspettate che alzo il volume. Bellissimo. Dove cavolo sta? Mi volevo, fa volevo fare un circuito, dove ce lo facciamo il circuito? In culo a mammottata. Il circuito vedo se me lo faccio nel Nether, anche se non serve ad un emerito cazzo. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. La vendetta di Dario! Ti aspetto, Dario. Ti aspetto. Quanto cazzo lagga? Quanto lagga? Dove sei? Pure dove sei, mi chiedi? Modo. Allora, ci facciamo un bel percorso di rotaie, rotaiette, rotaiine. Come ce lo facciamo con la legna? Nel Nether la legna è molto utile perché così si incendia tutto. Allora, ce lo facciamo qui. Queste lo intitolerò, lo metterò anche in un'altra playlist chiamato Cose inutili. Percorsi, rotaie, cose del genere inutili. Ecco qua. Allora. Oh, vaffanculo. Togliti, togliti, togliti. Togliti, togliti. Ecco qua. Dove cacchio sta? Affanculo. Distruggere il Nether con il piccone di diamante è come distruggere in creativa. Allora, ci mettiamo qua una rotaia alimentata. Qua un'altra piccola rotaia. Rotaia, 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 rotaia. Rotaia, 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 rotaia. No, così non me la legge. Rotaia, rotaia. Rotaia alimentata. Rotaia, rotaia. Alimentata. Alimentata, 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 rotaia. E blocchetto. Allora. E ci prendiamo il bottoncino, ne fabbrichiamo un altro di bottoncino. E adesso queste rotaie alimentate, come vedete, sono inattive e sono scure, al contrario di come è l'icona. Come facciamo ad attivarle? Le rotaie alimentate si attivano con le torce di pietra rossa messe accanto. Ho detto accanto, non... Allora, così. Sì, proprio così. Così. E le mettiamo anche qui. E qui. Le rotaie alimentate servono per andare più veloce. Allora, adesso utilizziamo
Mettiamo qua il blocco di legna. Mettiamoci qua il bottoncino, anche se non ci serve ad un emerito cazzo. No, ma che cazzo? Come vedete, è andato molto veloce. Ed è molto carino andare con. Adesso possiamo risalire. No! Allora, per qua rimbalziamo, quindi dobbiamo togliere il cosino all'inizio. O meglio, togliamo la torcia di pietra rossa. Quindi farà così. Se premiamo con il tasto avanti li andiamo lentamente. E adesso siamo trasportati magicamente, come se non fosse un emerito cazzo, qua. Allora, questo era un video, diciamo, breve. Quindi vi ho fatto vedere le rotaie alimentate, le rotaie, le, come cazzo si chiama, il calderone. Le cose, il carrello da miniera. E adesso, per finire, ci manca solamente un'ultima cosa da farvi vedere. Ebbene sì, anche se non c'entra un cazzo con. Mi stavo aspettando? Mi stavo aspettando, bimbo malefico. Comunque. No! Quello è proprio malvagio. Quello è malvagio. Io l'ho sempre detto, quello ha la vena del padre. Quello è malvagio. Allora, ecco qua. Forse adesso vi faccio vedere come si crea la barca. Eccola qua. Questa è la barca che ci servirà per navigare molto più velocemente negli immensi mari del laghetto di casa mia. Clicchiamo col tasto destro sul mare, clicchiamo col tasto destro sulla barca, entriamo nella barca. Digitiamo una direzione. Si è bloccato nel. Ma Ho visto già la barca, tanto non te la ridà. Ah, ecco quando distruggete qua. la barca, Qua come la non lo ridà? voglio far vedere. Quando distruggete la barca, vi dà, mi pare, tre bastoncini e tre di legno. No, due Una. bastoncini di legno. Ecco, una combinazione del genere. Come vedete, adesso siamo sulla barca, giriamo direzione per andare in questa direzione e sarà molto più veloce la navigazione nel. Vuoi che fare saltan. Oh yeah, aspettate un attimo. Allora, vi ho fatto vedere tutto. Vi ho fatto vedere come si fanno le rotaie alimentate, come si fanno le rotaie, come si fanno. Il bottone, no, i bottoni no. Vi ho fatto vedere come si fa la barca, come si fa il carrello da miniera, come si fa il calderone. Inoltre, prima di lasciarvi, vi voglio dire, se mettete il secchio d'acqua sopra il calderone, sul calde se mettete l'acqua nel calderone, poi si vedrà tipo gabinetto. E magari ve lo faccio vedere nella prossima puntata. Quindi, ciao a tutti da Adriano99, mettete mi piace, iscrivetevi. Mettete mi piace anche se non vi è piaciuto, naturalmente, iscrivetevi al mio canale. Il mio canale comprende anche quello di Dario nella playlist Dario99 costui su YouTube. Quindi ciao a tutti da No, 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 Dario99, che altri, c'è? devo dire una cosa agli altri. Vediamo che cosa devi dire, sentiamo cosa devi dire. Odoriamo cosa devi dire. Non mi ricordo. Babaffanculo! Questo sembrava proprio quando stavamo a Ma metro. vaffanculo!